Intorno al 1448, nel corso dell'ennesima epidemia di peste che da Venezia era arrivata a Roma passando per Romagna e Toscana, la comunità fiorentina residente nell'urbe istituisce la Compagnia della Pietà dei Fiorentini, con il nobile compito di assistere e dare conforto ai propri connazionali. La confraternita, nel 1508, a seguito della sistemazione della Via Giulia, deve sgomberare la propria sede e decide di fondare una nuova chiesa. Con la salita al trono papale di Giovanni de' Medici, secondogenito di Lorenzo il Magnifico, nel 1513, il progetto prende corpo e Leone X incarica la confraternita di erigere la chiesa da dedicare a San Giovanni Battista, patrono di Firenze. La costruzione presentava tuttavia delle difficoltà, in quanto dovendosi allineare alla Via Giulia, inevitabilmente sarebbe stato necessario porre alcune fondamenta, praticamente sul Tevere. Fu scelto il progetto del fiorentino Jacopo Tatti, detto Sansovino. Ma vuoi per dissapori con i committenti e vuoi per una seria caduta durante i lavori, il progetto passa di mano ad Antonio Cordini, detto da San Gallo, fiorentino, che naturalmente lo cambia. La morte di Leone X nel 1521 mette in pausa i lavori, che subiscono ulteriori rallentamenti dovuti al sacco di Roma del 1527. Si deve arrivare al 1534 per vedere la ripresa dei lavori, interrotti di nuovo alla morte del San Gallo nel 1546. Si va un po' a rilento e dobbiamo aspettare il 1582 per avere un nuovo impulso ai lavori. Architetto Giacomo della Porta, da Porlezza, provincia di Como, sulle rive del lago di Lugano, mentre nel 1598 la direzione dei lavori passa a Carlo Maderno, da Capolago, Svizzera, sempre sulle rive del lago di Lugano, che completa gli interni dove sarà seppellito e costruisce la cupola, con un alto tamburo ottagonale, dove si alternano, inquadrate in una cornice rientrante, detta specchiatura, quattro finestre e altrettante nicchie semicircolari, e il lanternino, decorato con volute a figura leonina. Fine lavori 1614. Per la facciata passerà un abbondante secolo, dato che sarà costruita nel 1734 da Alessandro Galilei, fiorentino, più o meno lo stesso periodo in cui completa la facciata di San Giovanni Laterano, sempre su incarico di Clemente XII, nato Corsini e fiorentino lui stesso. Lo stile, che in ambedue i casi si allontana dal tardo barocco verso soluzioni classicheggianti e dove si respira quasi un'atmosfera palladiana, forse mediata dal soggiorno inglese dell'artista, anticipa quello che sarà il futuro gusto dell'epoca. Quattro coppie di colonne corinzie poggiano su alte basi. Ognuna racchiude una nicchia semicircolare. In basso, il giglio fiorentino tra le palme. E in alto, quattro bassorilievi eseguiti intorno al 1735 che raffigurano episodi della vita del santo titolare, che tra l'altro, sia detto per inciso, risulta essere il santo più rappresentato nell'arte. La visita a Santa Elisabetta, la madre, opera eseguita da Paolo Benaglia, napoletano, sue le fame della Fontana di Trevi e del Palazzo della Consulta al Quirinale. Quindi il battesimo di Gesù, eseguito dal romano Pietro Bracci, autore, ricordiamo, del gruppo scultoreo centrale della Fontana di Trevi. La predicazione nel deserto del fiorentino Filippo della Valle, suoi i trofei sui portali laterali del Palazzo della Consulta e la decollazione di Domenico Scaramucci, da Cassano Magnago, unica memoria, una statua del Battista conservata nella città d'origine, su disegno di Giovan Battista Maini, suo conterraneo nonché cognato. La facciata presenta tre ingressi, con alternati timpani curvi e triangolari, riprese nell'ordine superiore, dalla finestra e dal frontone, e al centro le statue allegoriche della Carità e della Fortezza, realizzate sempre dal Della Valle, con in mezzo lo stemma dei Corsini, 1750 circa. Da notare sullo scudo la riproposizione della parte centrale della facciata della chiesa. Sopra la scritta che riporta la data del 1734, quarto anno del pontificato di Clemente. Nel secondo ordine troviamo i gigli coronati e le teste leonine, e sulle balaustre laterali tre statue per parte, di santi, ovviamente fiorentini,
Maria Maddalena De Pazzi di Salvatore Sanni, Filippo Benizi, opera di Francesco Cuirolo, genovese, che abbiamo già incontrato in Sant'Andrea delle Fratte, e Pietro Igneo di Simone Martinez da Messina, scultore e orafo. Sul lato destro troviamo Bernardo degli Uberti, opera di Gaetano Altobelli da Cascia, Eugenio Diacono, eseguito da Pietro Pacilli, scultore e restauratore romano, e Caterina De Ricci, opera di Giuseppe Canar, francese. Sconosciuto invece è il nome del giardiniere che cura le piante. Con un po' di pazienza si può scorgere il piccolo campanile a vela, dotato di 3 campane, proveniente dalle terre inglesi predate dai luoghi di culto cattolico nel caldo periodo elisabettiano e acquistate nel 1583. Entrando non si ha una grande impressione. Il pavimento, rifatto a metà 800 su disegno dell'architetto romano Gaspare Salvi, e le semplici volte delle 3 navate deludono un po', tuttavia a ben guardare le sorprese non mancano. Nella prima cappella a destra, purtroppo scarsamente illuminata, troviamo una tela attribuita a Domenico Cresti, detto il Passignano, dal suo luogo d'origine, toscano, pittore tardo manierista piuttosto importante che operò tra Firenze e Roma a cavallo tra 500 e 600. La tela rappresenta San Vincenzo Ferrer da Valencia, che visse in un periodo convulso della storia della Chiesa. Pensate, si trovò a un certo punto con 3 papi a contendersi il potere. Ma la sorpresa sia quando tra gli stemmi di famiglie fiorentine si legge sul pavimento che lì è sepolto il Marchese del Grillo, il personaggio a cui si ispirò il regista Mario Monicelli per il celebre film con Alberto Sordi. Nella seconda cappella, una tela di scuola toscana che rappresenta San Filippo Benizi, databile intorno al 1671, anno della sua canonizzazione. Mentre più interessanti sono la volta e le pareti affrescate attribuite a Orazio Gentileschi da Pisa, pittore di tendenza caravaggesca, con scene della vita dei santi Simone e Giuda Taddeo tra profeti e virtù. La cappella nel 700 passò sotto il patronato dei Guicciardini, di cui in alto si vede lo stemma. Sempre proseguendo a destra, all'ingresso della sagrestia, troviamo un cenotafio di Clemente XII, opera di Filippo della Valle, 1750 circa. La terza cappella, dedicata a San Girolamo, presenta un dipinto centrale con il santo penitente, 1599 circa, di santi di Tito da Sansepolcro, e 2 laterali, uno del già citato Passignano, che raffigura la costruzione della chiesa illustrata da Michelangelo, che sappiamo presentò un progetto mai realizzato, e San Giacomo, che scrive la Vulgata con 3 virtù, di Lodovico Cardi, detto il Cigoli, frazione di San Miniato. In alto, la volta attribuita al fiorentino Stefano Pieri. Nell'ultima cappella, l'unica che è presente in alto dei punti luce, abbiamo un reliquiario con busto bronzo di San Filippo Neri, che contiene la croce appartenuta al santo, opera recente del 2002 di Giuseppe Ducrot, romano. Inserita in un pilastro nella navata, la memoria funebre della Marchesa Calderini Pecori Riccardi, opera che molti attribuiscono ad Antonio Raggi, mentre altri al fiorentino Lorenzo Merlini. Da una lettura dell'epigrafe sembrerebbe che l'opera sia stata posta in essere dal nipote Francesco quando venne a Roma per il giubileo del 1700, e quindi, considerando che Raggi era morto nel 1686, opterei per la seconda ipotesi, anche in considerazione dello stile, diciamo più composto, dove gli echi del barocco si limitano a qualche effetto chiaroscurale e a un puttino che si asciuga le lacrime.
Il tempo di dare un'occhiata alla cupola, semplice ed elegante, la cui cornice riprende la trabeazione della navata centrale, ornata da 8 nervature la cui sommità appare la colomba dello Spirito Santo e intorno la scritta di dedica della nazione fiorentina residente a Dio e a San Giovanni Battista, e passiamo al transetto destro, dove, incassati nella parete, troviamo il busto di Ottavio Corsini, opera del bolognese Alessandro Algardi, databile intorno al 1641. E il busto del nobile fiorentino Ottaviano Acciaioli, la cui famiglia dà il nome alla via che costeggia la chiesa, opera del comasco Ercole Ferrata, 1660 circa. Al centro la pala d'altare sul martirio dei santi medici Cosma e Damiano del 1669, opera del napoletano Salvator Rosa, pittore e incisore, oltre che poeta, musicista, alchimista, filosofo e di carattere opposto al suo conterraneo Gian Lorenzo Bernini, ma soprattutto più interessato verso altri generi, il che rende rara quest'opera. Incuneata nel transetto la ricca cappella dedicata alla Madonna, progettata da Carlo Maderno, con al centro, contornata da una cornice di bronzo dorato, opera dell'orafo fiorentino Marco Gamberucci, realizzata nel 1674, un'immagine quattrocentesca di scuola toscana di Maria, prelevata da un edificio del vicino vicolo delle Palle, così chiamato probabilmente perché vi erano case dei medici, con il relativo blasone, dove campeggiavano separati. L'affresco del 1616 che rappresenta la morte di Maria è di Anastasio Fontebuoni, toscano, pittore allievo del Passignano, ma non insensibile ai richiami naturalistici del Caravaggio, mentre tutto il resto legato all'iconografia mariana, tra sibille e profeti, lo dobbiamo ad Agostino Ciampelli, fiorentino, allievo di Santi di Tito. Giunti a questo punto, vi chiederete che c'entra il Borromini. Beh, se avrete pazienza ve lo dirò nella seconda parte. Un saluto da Vid Lab.